le due responsabili, sono anzi le due responsabili della festa, e che insomma se la festa viene fatta è merito soprattutto di loro due e del loro impegno. Dunque, più che festa, la vogliamo chiamare proprio una giornata in controaperto, all'inizio di un percorso. Alla fine abbiamo scelto di non concentrarci su una festa di più giorni, non solo per una questione di impegni e di sforzi, ma perché in realtà crediamo sia più interessante affrontare un percorso di più tappe, dove cercheremo di abbracciare i cittadini, quindi i territori, con le tematiche. Iniziamo con un quartiere, appunto Borgo Cappuccino, un quartiere che è stato coinvolto, direi in parte anche un po' sconvolto, da una riqualificazione urbanistica e non solo, molto articolata, complessa. Basti pensare ovviamente a quello che attualmente è il progetto Porta a Mare, no? Sostanzialmente al posto di quello che era il cantiere Orlando, e quindi di fatto un centro commerciale in più, in un quartiere dove già i piccoli negozi soffrono. Basti pensare insomma da Corso Mazzini, vedere quante sale cinesche sono chiuse, eccetera. Quindi già questo evidentemente è una scelta che implica una serie di conseguenze non positive sul commercio, ma non solo, è un quartiere che comunque a causa di questa riqualificazione ha perso un po' di identità, e quindi crediamo che sia giusto ed opportuno affrontare la questione con tutte le problematiche. Ecco perché abbiamo inserito all'interno della festa un dibattito che sarà coordinato da Andrea Raspanti, il dibattito al quale abbiamo invitato assessori della giunta di Nogarin, rappresentanti delle categorie commerciali, ci saranno anche i cittadini. Ci piacerebbe un po' fare un excursus su quello che è stato appunto l'aspetto storico di questa riqualificazione, ma soprattutto cercare di mettere in piedi delle prospettive, delle possibili soluzioni per ovviare a quei problemi che dicevo precedentemente. Quindi insomma si incomincia da questo quartiere, la speranza ovviamente, ma anche la certezza, è che molti cittadini parteciperanno quindi a questa giornata, poi adesso magari sul programma vi diranno qualcosa appunto di Lisa e di Irene, e poi nei prossimi mesi ci ripresenteremo in altri quartieri cercando appunto di affrontare tematiche territoriali o anche non esclusivamente territoriali. Ecco, quello che vorrei che fosse quindi evidenziato e sottolineato è questo aspetto. Non è una semplice festa di partito, di movimento o di un'organizzazione politica, ma è una giornata concepita all'interno di appunto Lisa, senza la Lisa Oliviero, membro del direttivo di Fuggiola Livorno, e insieme a Irene appunto due responsabili della festa, Irene Micacci. Allora, dicevo, a livello organizzativo non è stato semplice organizzare questa festa, fondamentalmente perché siamo abbastanza neofiti di organizzazione di eventi, però fortunatamente abbiamo tanta buona volontà, e come sapete poi l'associazione è suddivisa in gruppi di lavoro che fino ad oggi sono stati conosciuti quelli che hanno lavorato sulle linee programmatiche, diciamo, sui contenuti politici. In realtà poi ci sono anche altri gruppi che sono fondamentalmente il gruppo eventi, che è stato chiamato così, che si è occupato anche delle cene che sono state portate durante la campagna elettorale, e il gruppo della segreteria, che insieme contano una venticinquina di persone, che si sono messe a tavolino e hanno organizzato dalla A alla Z la festa, e questo significa, e dalle autorizzazioni in comune per la somministrazione dei cibi e bevande, la SIAE per lo spettacolo, poi siamo passati alle grafiche del volantino e dei manifesti, alla sessione stessa dei manifesti, insomma c'è tutta una parte organizzativa che ha portato via all'incirca gli ultimi 2 mesi e mezzo, 3 mesi di lavoro. Però siamo molto soddisfatti, siamo arrivati a 3 giorni dalla festa, dovremmo essere al 99%, l'ultimo 1% si concluderà direttamente sabato, perché entreremo dentro l'Astra
praticamente con cappuccino e calcio in mano alle 9:30 di mattina siamo già lì, perché dovremo organizzare sia tutti i volontari che non solo fanno parte dei due gruppi, ma sono anche un sacco di altri associati che hanno dato la loro disponibilità, sia per servire tavoli che per lo stazionamento, che per la security, che per emergenze di qualsiasi tipo. E niente, ci usciremo a notte fonda, speriamo contenti di questa cosa. Ci sarà anche ovviamente la cena organizzata, che abbiamo pensato di farla come una mini sagra, una piccola sagra in miniatura, dove ci saranno diverse cose da poter scegliere da mangiare. Terzo forte sarà brace mista. E niente, poi subito dopo ci sarà anche lo spettacolo, che però ora ve ne parla meglio Irene. L'ultima cosa su cui ci stiamo concentrando in questi giorni è la diffusione e la pubblicità ovviamente della festa, e quindi sono già previsti per oggi, domani e venerdì delle session di volantinaggio, soprattutto nel quartiere di Turco, perché vogliamo assolutamente che sia il quartiere che partecipi. Ovviamente poi è aperto a chiunque, però soprattutto per il laboratorio di partecipazione che faremo alle ore 17 in collaborazione con l'associazione Lab Lab, che ci dà supporto per questo, dove praticamente faremo un esperimento appunto partecipativo su come, infatti si chiama i futuri desiderabili, cioè su come gli attori nel quartiere di Borgo sperano di vedere il loro quartiere da qui a 10 anni. Facciamo questo laboratorio partecipativo, che poi alcuni risultati di settore materiale, altri alla vendita degli elementi biologici o prodotti alla spina. Ci sono due librerie, che sono la libreria Erasmo e la libreria Belforte, associazioni come l'Albo Marcelli, che hanno dato la propria disponibilità per poter collaborare con noi e essere presenti all'interno della festa. Inoltre abbiamo comunque programmato un'animazione per bambini che partirà dalle 17 in poi, in modo tale da coinvolgere anche loro. E come abbiamo detto prima, c'è questo famoso spettacolo che è un'opera originale creata da nostri associati, attori, registi, musicisti. È una produzione Buongiorno Livorno. Una produzione Buongiorno Livorno, creata apposta. Il gruppo Cultura Nostro si è dedicato e si sta dedicando ancora in questi giorni a portare in scena uno spettacolo riguardante proprio il tema della festa. Da dire, diciamo che direi che siamo a posto. Sì, allora magari sullo spettacolo fa una precisazione di fiamma. Ci tengo a dire che abbiamo approfittato della presenza all'interno di Buongiorno Livorno di molte persone che comunque fanno di professione quotidianamente, per passione, teatro, e quindi alla fine è uscita questa idea, anziché chiamare una compagnia teatrale esterna Buongiorno Livorno, è prevalsa appunto l'idea, un classico concerto eccetera, è prevalsa l'idea di una produzione di Buongiorno Livorno, quindi che a ripestarci Alessia Cespuglio, forse sono tra i nomi più famosi, diciamo, di questa compagnia, ce ne sono altre, è una cosa di cui siamo orgogliosi, perché è la dimostrazione di come Buongiorno Livorno ha le capacità anche interne di mettere in piedi un evento simile. Insomma, Fiamma, se volevi alcune... Mi sembra che non ci sia da aggiungere molto, se non che è la prima volta dalla campagna elettorale che Buongiorno Livorno torna veramente, platealmente in città, anche se non in una piazza, bensì in un luogo che è comunque una piazza di incontro storica del quartiere e comunque dei cantieri. E in questa occasione abbiamo appunto con Michele, con gli altri nomi che avete su Valentino, abbiamo scritto un testo nel quale tracciamo questa epopea tragicomica di che cosa è successo a Buongiorno Livorno dal voto all'altare.
tentativo, secondo noi, ma sarà il pubblico a dirlo, riuscito di raccontare, come si dice, il sentimento politico portante. Ecco, quindi questo rimane lo spettacolo stesso, che è stata non una scelta di Diego, ma una scelta di un attimo di intuizione che abbiamo detto. Sarà bellissimo nelle prossime giornate di incontro chiamare e dare la possibilità a gruppi più o meno noti di venirci a suonare, a raccontare, a presentare, a proiettare, a esporre i loro lavori, ma stavolta facciamolo noi, perché è un'altra delle cose che forse non ricordo portare alla città, non soltanto per l'elezione sulla cultura e sui temi della cultura, ma anche un'azione culturale, quindi compiamola, questa è stata la nostra